quanto avete aspettato? Ma una mezz'oretta, dai. Un'ora e un quarto, quindi non di più, quindi siamo abbastanza contenti. Vale la pena secondo lei? Io penso proprio di sì. È bellissimo. L'aveva già vista 2 anni e mezzo fa? No, fuori. Penso che questi ragazzi che stanno qui ci mettono tanto impegno e tanto amore per poterla tenere così bene. La nave più bella del mondo, l'Amerigo Vespucci, è arrivata al porto di Ancona. Ecco dunque le prime persone che entrano per visitarla. Proprio nel giorno di San Francesco, il 4 ottobre, è un anno speciale, il 2019, 800 anni fa, San Francesco partì proprio dal porto di Ancona in direzione della Terra Santa. E proprio a bordo dell'Amerigo Vespucci è stato presentato il bozzetto del bassorilievo che raffigura proprio San Francesco qui al porto di Ancona, porta d'Oriente, porta di pace. Verrà messo un bassorilievo in bronzo con una cornice in pietra d'Istria e Francesco che sta su una barca, nel fondale si vede la vita marina con i pesci, in alto si vedono le nuvole, il sole, la luna, il creato, proprio per richiamo al cantico delle creature. Oggi avere qui l'Amerigo Vespucci dopo 2 anni non è una cosa usuale, è una cosa molto importante, ci riempie d'orgoglio. Il giorno è il 4 di ottobre, il giorno proprio di San Francesco. E questa è una città e questo è un porto che diventano sempre più interessanti in ambito nazionale. È la 10ª volta che la nave viene ad Ancona, ce ne saranno altre, siamo pronti ad accogliere le visite della popolazione e essere pacificamente invasi da tutti coloro che vogliono venire a calpestare questo tec, a toccare con mano le nostre cime, a vedere com'è fatta questa nave che dal 1931 è l'emblema della Marina Militare e porta l'idea del Made in Italy in tutto il mondo. Abbiamo dedicato proprio uno spazio, quindi tutta la mattinata di domani, sabato, agli studenti, più di 1000 studenti domani mattina, quindi è importantissimo ovviamente avvicinarsi ai ragazzi che sono la speranza, il futuro della nostra nazione. Questo è anche importante in quanto la Marina di Ancona è il comando scuole della Marina Militare, quindi da qui coordinano le attività di tutti gli istituti di formazione della Marina Militare. La mattinata di sabato sarà dedicata ai ragazzi delle scuole e poi nel pomeriggio sarà aperta alla cittadinanza, così pure come domenica al mattino e al pomeriggio. Il Comune di Ancona ha organizzato anche bus navetta per raggiungere più facilmente l'area portuale.